Ciao ragazzi, Gamescom 2015, sono davanti allo stand di Warner Bros. E ho appena provato Mad Max, titolo che personalmente sto aspettando con trepidazione. Dopo averlo provato, devo dire che le sensazioni sono abbastanza positive. Non si tratta di quel titolo eccezionale, è comunque diciamo fisiologico nei tie-in, ma si tratta di un gioco di buona qualità. Insomma, Warner Bros. Crediamo che abbia imparato la lezione portata da Shadow of Mordor, titolo che ricordiamo si era rivelato di ottima qualità, e sta cercando di ripetere lo stesso con un gioco basato su Mad Max. È un titolo con struttura open world, naturalmente è diviso in due, c'è la parte a bordo dei veicoli e una parte a piedi. Quando ci si trova a bordo dei veicoli è possibile utilizzare il proprio assistente meccanico, una strana creatura gobba di nome Chum Bucket, il quale ci aiuta per sconfiggere gli altri predoni che molto spesso cercano di speronarci, mandarci fuori strada o comunque di attaccarci nel mezzo della wasteland. Ma non è finita, perché attraverso i veicoli è possibile raggiungere praticamente tutti i posti presenti nella grandissima mappa di gioco. È davvero una mappa molto molto vasta, abbiamo esplorato soltanto una piccola area e abbiamo impiegato parecchio tempo per attraversarla. Ovviamente è tutto basato sul franchise di Mad Max, quindi aspettiamoci grandi spazi desertici con accampamenti e luoghi desolati, un po' inquietanti, un sacco di morti in giro per la strada, e insomma in generale, come dicevo, il clima e l'atmosfera del film è stata ricreata piuttosto bene all'interno di questo gioco. Quando invece si scende a piedi, il titolo si comporta come una sorta di normale titolo in terza persona, con combattimenti con le armi e soprattutto con i pugni e le armi bianche, quindi coltelli e armi di fortuna trovate in giro per la wasteland. Ed è stato introdotto un free flow system, esattamente come era avvenuto in Shadow of Mordor. Da questo punto di vista quindi sembrano che abbiano davvero tratto ispirazione dal gioco dello scorso anno, che ricordiamo era stata una vera e propria sorpresa. Insomma, come dicevo, in generale le sensazioni sono molto buone. La demo si è conclusa con una sorta di boss fight nella quale ci siamo ritrovati circondati dagli sgherri di un cattivo che si chiama Pink Eye e che dobbiamo sconfiggere. Fa parte della storyline principale, anche se non ci è stato spiegato nulla in merito alla storia del gioco. Sappiamo soltanto che il titolo non è tratto dalla storyline del film, si tratta di una storyline alternativa, quindi non si può neanche dire se si tratti di un gioco ambientato prima o dopo il film, è una cosa completamente alternativa, parallela. Di conseguenza non stiamo lì ad arrovellarci su possibili collegamenti tra il film e il gioco, perché a quanto pare non ce ne saranno. Però insomma, quanto visto è piuttosto buono. Bisogna dire che nonostante il gioco sia a poche settimane dal lancio, ci sono ancora diverse imperfezioni tecniche, non credo francamente che avranno il tempo per metterle a posto nel corso delle prossime 4 settimane, quindi aspettiamoci qualche pop-in in particolare durante le cutscene, ma per il resto il gioco gira abbastanza bene con una buona fluidità anche durante le esplosioni. Una cosa importante che mi sono dimenticato: tutto è customizzabile, sono customizzabili i veicoli, ce ne sono tantissimi, si possono aggiungere una serie di modifiche che li potenziano, che aggiungono armi, speroni, marmitte sputafuoco, insomma tutto quello che ci possiamo aspettare dal gioco di Mad Max. Ovviamente la tamarraggine è scontata ed è giusto che sia così, quindi se state aspettando qualcosa che in qualche modo cerchi di ricalcare le orme del film in quanto ad ignoranza e spettacolarità, questo gioco forse può farcela. Ripeto, non un titolo di quelli da lasciarci con la mascella spalancata, ma in generale il gioco mi ha lasciato davvero delle buone sensazioni. Credo di avere detto tutto. Finalmente è venerdì, sono stanco morto, sta per finire la fiera, tra poche ore abbiamo il nostro aereo che ci riporterà in Italia, quindi vi saluto, ci vediamo alla prossima.